Ciao a tutti amici e amiche di Andrew Channel, bentornati al 43esimo episodio dedicato all'impero giapponese, allo shogunato imperiale. E ricominciamo con una guerra in Cina, tanto per cambiare, una guerra che aveva avuto già degli sviluppi notevolissimi. Volevo iniziare a fare le paci separate per papparmi con calma diciamo le zone che devo ancora conquistare per avere il totale controllo della Cina. Mi sembra di capire che Shun sia... Ok, Shun è questa. Dove avevo lasciato l'esercito? Ovviamente adesso devo fare mente locale perché ho appena ricominciato dopo una decina di giorni di stop. Come sapete ci sono temi di ferie in ballo da queste parti. Cosa sta succedendo al gioco? Ehi, non dirmi che adesso crashi e devo ricominciare. No, va bene. E quindi niente, stavo dicendo, temi di ferie, temi di mettersi avanti con la registrazione. Ergo, a volte veramente ci sono momenti in cui dico che cacchio stavo facendo. Cancello l'EP Software perché voglio dare un'occhiata. Potrei fare un'idea innovativa, ma non è assolutamente il caso perché le idee mi servono anche per fare i core. Garza è caduta, bene. E qui abbiamo un'altra fortezza che adesso andiamo a sistemare. Ma mi servono anche per la tecnologia. Measuring the world. E che tecnologia, ragazzi? Perché questa mi dà administrative efficiency e development efficiency e mi rende molto meno costoso il processo di coring delle province che conquisto. Quindi sicuramente finché non ho questa tecnologia non faccio la pace. Quasi quasi potrei assegnare Min ai Ming, che comunque annetterò in un tempo bestiale, cioè ci metterò una vita. Però potrei farlo. Quindi potrei già fare una pace separata con Min. No, perché purtroppo Min guida la coalizione, quindi non è il caso. Chiuderei subito la guerra se facessi così. Situazione un po' complessa per il numero di potenze in gioco. Fatemi vedere quanta War Exhaustion avevo. Abbassiamola. Meglio. Agente scoperto, nuove offerte di pace. Nuovi blocchi, ragazzi. Cosa sta succedendo al mio computer? Ehi, amico mio. Ok, Shun sembra abbastanza acciaccato. Io direi di... Mi sono dimenticato 40.000 uomini da queste parti. Ce la faccio a prenderli per tempo? Prima che cada Pingliang. Mi è andata di culo, ragazzi, perché Pingliang poteva cadere. 40 contro 40. Ish, difficile la storia. Intanto facciamo Measuring the World. Perfetto, tecnologia utilissima. Forse una delle mie preferite, una delle più simpatiche perché mi abbassa il costo. E attenzione perché, ecco, adesso... Michihito primo Kosavo, questo non lo ricordo. Ha una morale ottimo, una disciplina bestiale. Nonostante tutto, si è andato a schiantare contro terreno meno 2, montagne e fiume. E Michihito purtroppo con manovra A1. Quindi qui servirebbe un generale con manovra 4. E quindi le prende. Quindi le prendiamo con Michihito. È un mondo difficile. Forced March, portiamo anche lo Shenyang-gun a questo punto. Ah, grandi! Grandi, i cinesi mi sono venuti in aiuto. Cinesi, sono tutti cinesi, i Ming si sono venuti in aiuto. I cinesi, quanto sono dozzinale. Va bene, ok. Ci è andata abbastanza bene perché altrimenti questo attacco di testa così contro un palo non sarebbe stata un'idea molto saggia. I Ming continuano ad avere delle rivolte, potremmo andare a sedarle con lo Shenyang-gun. E qui potrei fare addirittura delle offensive. Land Leader Fire non mi dispiace, però potenziare adesso la tecnologia credo sia più importante. E quindi per ora le idee, per un po' di tempo le accantoniamo. Alxa è caduta. Alxa o Alxa, chi lo sa. Intanto qui ci sono campi di grano fantastici. Possiamo andare a distruggere completamente l'esercito avversario, volendo. Sì, se avessimo un generale che possiamo assegnare. Ok. Prepariamoci a uno scontro epico nella provincia di Eren. Dobbiamo sbriciolare completamente l'esercito delle nazioni cinesi che non hanno... Oh, wow, qua un casino. Che non hanno
Non si può mettere il leader, giusto? Che non hanno ancora piegato la testa. 20.000 contro 31. No, vabbè, non è una disgrazia totale. Il problema è che non ho il generale. Il generale però sta arrivando adesso. Sta arrivando Iseada Shiba, che è un buono shock, una buona manovra. E adesso gli facciamo il mazzo. Ottimo. Ottimo, così vi voglio. Togliamo pure la marcia forzata. E dove sono i forti da queste parti? Nessun forte. E vabbè, significa ragazzi che qui proviamo ad inseguire questo esercito, ma abbiamo vinto. Ah, c'è morto un... C'è terminato un matrimonio reale in qualche modo. Va bene, allora, Shun non è un problema, direi, al momento. Potremmo fare questo, potremmo assegnare alcune province a Ming e buttare Shun già fuori dalla guerra. Ah no, è sotto assedio, ok. E lo so che l'annessione da Ming poi diventerà più lenta e più dolorosa. È già lenta e dolorosa, ragazzi, ma dobbiamo purtroppo fare un po' di necessità virtù. Io adesso non ho punti amministrativi tali da garantirmi l'annessione di tutti questi territori. E vorrei veramente papparmi Jin. Proprio tantissimo. Ok, quindi prima che i ribelli ci prendano questa provincia, dai, veloce. Ok, la diamo ai Ming e proviamo a prenderci questa zona in pace separata. Shun, ok, iniziamo. 1, 2, 3, 4. Che cazzo clicco? 4 e Pingliang anche la capitale. No, potremmo dare molta roba in più. A questa però potremmo prendercela noi. Vabbè, vediamo. Non l'abbiamo ancora assediato, non ce la pigliamo noi allora. Oppure, sapete cosa faccio? Chiedo denaro. Denaro, war reparation. E chiedo di annullare tutti i trattati in modo che questi diventino completamente indipendenti. Zhangye dove si trova? Zhangye va ridata ai Ming. Costa 15 di punti. No. No, facciamo la prima pace così. Dai, i Ming crescono e Shun è ridimensionatissima. E Shun è fuori dalle scatole. Adesso direi che tocca a Jin, che è completamente sotto controllo, o quasi. Perdiamo 2 di War Exhaustion, perdiamo prestigio. Guard no, guardiamo prestigio, assolutamente. Qui su Jin voglio veramente fare le porcate. Voglio veramente avere il più territorio possibile perché è una zona, tra l'altro, anche poco sviluppata, ma che mi piace dal punto di vista dell'estensione. Voglio avere il grande Giappone esteso anche in questa zona, tra la Mongolia e la Manciuria. Non chiedetemi come si chiami questa regione perché al momento non ve lo so dire. Mie conoscenze geografiche hanno dei limiti notevoli. Però guardate quanto cappero è. Wow. Vi rendete conto? Già 34. Perché 34? Cosa? Cioè, ci sono delle capitali qui. Sviluppo 15? Sviluppo 9. Sì, alcune province sono sviluppate, è vero. Sviluppo 15 è buono. 22 è buono. Ma sapete che ho sottovalutato queste zone? Credevo fossero tutte sottosviluppate, invece non è affatto così. Non è affatto così. Però quasi quasi preferisco allora buttarmi in quest'area. Faccio una cosa esteticamente molto brutta, però mi aiuterà nella prossima guerra contro Jin, visto che ha delle province separate. Però adesso dobbiamo buttarci. Vedete che però i core costano molto meno rispetto a prima che avevo delle centinaia di... Questi in centinaia, appunto. Ok, quali potenze rimangono? Min e Shu? Quanto over extension abbiamo? 40. Allora, Shu
Mine è questo che voglio praticamente annettere. Shu invece si trova qui. Shu la potrei assegnare. Aiuto, ragazzi. Io in realtà a Shu ho fatto ben poco. Potrei prendere una provincia, forse. Ho fatto ben poco. Dobbiamo andare ad attaccare Shu, ragazzi, perché Shu è sotto l'attacco di Senui. E probabilmente di altri Senui, Mongyang, Chanseng e Champa. Comunque piccoli stati a cavallo tra la Cina e l'Indocina. E il problema è che qua ce li pappano. Merda. Ok. C'è qualcuno che vuole degli stati, la nobiltà. Vediamo se abbiamo delle province. Vado a vedere la visione su, la visuale development, che ovviamente ho sbagliato, questa, per vedere quali sono le province che hanno il livello militare più alto, tipo Eren, beh, Furdan probabilmente ce l'abbiamo, abbiamo già dato ai nobili Furdan, non sono sicuro, sì, e va bene, e ci sta. Poi beh, non ho tanto sviluppo militare. Ulumbir però ha anche produzione e questo dovrei migliorarlo. Oppure, quindi Ulumbir, oppure, Kyoto, vabbè, lasciamo perdere. Oppure Mergen. Quindi andiamo a vedere Ulumbir e Mergen. Ok, possiamo dare Ulumbir, che tra l'altro è nuova, quindi ha la nobiltà e questo migliorerà l'apporto anche di manpower e soprattutto scelta efficiente, direi, mi piace. Ok, supporto al clero è terminato, poi ce ne faremo una ragione. Dobbiamo andare in questa zona. Nel frattempo cerchiamo di schiacciare i ribelli che stanno rompendo l'anima ai Ming. L'unico problema è che sì, questa zona purtroppo adesso sta cadendo sotto le manacce di quest'altra coalizione, che c'entra molto poco con noi. Facciamo il possibile per strappare qualche provincia, ma non possiamo fare miracoli. Nulla di tutto questo. Ok, ci prendiamo due province, pazienza. Cioè, ci prendiamo, le assegniamo ai Ming. È diverso. Niente, ragazzi, tornate a casa. È tardi, è pronta la pasta. Ok. Errore mio. Ming. E Ming. Perfetto. Quindi seconda pace separata. Qui recuperiamo molto poco, ma posso fare anche dei return course? No, purtroppo no. Non posso fare molto altro. Le war reparation sicuramente le voglio. Il denaro le voglio sicuramente. Poi voglio che vengano revocati i core che hanno i Siming, non si sa mai, e che rompano le alleanze. Ah, vabbè, con Jin potete tenerla, così faccio prendo due piccioni con una fava più avanti. Ok, nuove province Ming, e adesso rimane soltanto Ming che in questo caso io direi di tenere queste due province e queste le assegniamo sempre ai Ming. Perché? Perché risparmio i punti amministrativi, ragazzi. Adesso l'annessione. Ah no, aspetta, però Hengyang qui c'è l'oro, me lo tengo io. Ho fatto una cazzata. Dovevo guardare prima. Niente, adesso se la tengono i cinesi. Che palle. Bam. E la guerra finisce così, ragazzi. E la guerra finisce così, con i Ming che sono abbastanza tosti e praticamente la Cina è tutta sotto il nostro controllo. E non abbiamo neanche questa sovraestensione paurosa. Allora, adesso dobbiamo stare attenti a diverse cose. Dobbiamo stare attenti alle ribellioni e dobbiamo stare attenti a eventuali attacchi dei paesi occidentali. Se sistemiamo queste cose, non dobbiamo cioè non ce ne frega più niente. Ah, ok. E vedete che l'annessione di Ming, che era al 44%, è sprofondata al 39%. Volevo vedere.
Comunque in questa partita il gioco mi si blocca, mi sa che la rilancerò appena finisco questo episodio. Ah, sì, e tra l'altro siamo sotto con i punti diplomatici, perché ho fatto tante paci. Allora, direi che è giunto il momento di cercare degli advisor. Ci diano sì da diplomatic, qualsiasi cosa, ma devono avere anche livello 3. E forse potrei chiedere ai nobili, no, al clero, di reclutare un ministro. No, il clero mi dà un teologo. I mercanti mi danno un Master of Mint. Oh merda. Questa non sarà semplice. No, questa non sarà per nulla semplice. 10.000 particolaristi, che cosa vogliono? Per particolare cosa? Niente, dovrò sbarcare truppe. Ehi, dai, però, basta. Ok, in Mongolia abbiamo molto rischio di rivolta. Dove lo vedevo? No. E chi si ricorda dove avevo la mappa del rischio di rivolta? Tipo l'opinione me ne frega letteralmente una mazza. Magari. Ok. Alziamo l'autonomia in modo brutale. For defense, land force limit. Oh no, abbiamo la cometa! Abbiamo la cometa, ragazzi. Che due palle, con stabilità 1. Delle fortune in questo momento, vero? Ok, la cosa positiva è che da questo momento in poi, credo, trust your neighbor, più 1 di stabilità, beh, non posso sempre lamentarmi. Da questo momento in poi credo che ci prenderemo una lunghissima pausa dalle guerre e ci prenderemo un momento di grande focus sull'accatastamento di punti diplomatici e l'annessione dei Ming. E questo è veramente il momento in cui devo fare un bel respirone e iniziare a lavorare anche sulla flotta. Abbiamo un esercito in esilio? Oh, poverini. Però sono dei mercenari, quindi non mi gustano. Tutti qua? Tutto qua? Ok. E abbiamo delle ribellioni in corso. Ragazzi, comunque il mio computer ha l'effetto No Man's Sky. Adesso mi a volte mi calano i frames Europa Universalis quando ho installato No Man's Sky. Non voglio essere crudele, dai. Ok, fatti fuori anche questi. Tecnologia militare, vai, la portiamo a 25. Ragazzi, sono un po' preoccupato però perché la mia tecnologia militare è a 25, quella diplomatica è a 18. Ma Michikito ha un 3. Ha un 3 come diplomazia. E abbiamo il focus sui punti amministrativi. Questo mi dice. Ah no, su quelli militari. Quando possiamo cambiarlo? Nel 41. Tanti saluti. Tanti saluti ragazzi, mamma mia. Ok, è giunto il momento di portare. No, non c'è da portare proprio nessuno. Anticlericalismo, soldi e clero che guadagna lealtà. Ah, dobbiamo levare a Beijing la gilda dei mercanti, colpifero. Colpifero, Beijing, da giro dei mercanti va benissimo perché ci danno tante tante cose positive. Questo esercito intanto va qui. Ci dobbiamo preparare a un po' di ribellioni, ma nulla di troppo grave. E intanto, ah, possiamo migliorare le truppe? Asian Musketeer sono i soliti, i dragoni sono i soliti, abbiamo il mortaio reale. Ok. Abbiamo navi che non utilizziamo?
No. Però le potrei potenziare. Posso potenziare le mie navi da guerra in galeoni. Ragazzi, è finito il tempo. Comunque, episodio interessante perché abbiamo fatto un sacco di guerra. Nel prossimo, il mio limite navale è al massimo. Il mio limite di terra è al massimo. Ho il massimo numero di leader. Posso veramente fare pochissimo. Ecco, questo era proprio quello che non volevo che accadesse, ma è accaduto. Abbiamo la diplomatic reputation più bassa, però posso prendere Yenobu Nameshima. A me il morale delle navi proprio sta qua. Vediamo se otteniamo un livello 3 diverso. Qualcosa che migliori le relazioni o la diplomatic reputation. Una delle due. Global tariffs più 10%, per ora ce lo pigliamo, ragazzi. E io vi do appuntamento al prossimo episodio. Spero che questo vi abbia tenuto compagnia. Nel caso, lasciate un pollice in su. Bendio, per ora è tutto. Alla prossima!